fatto un'ottima partita. All'inizio era partita in maniera negativa, in attacco non riusciamo a realizzare, poi dopo col passare del tempo siamo sbloccati e quindi la partita l'abbiamo messa sul nostro ritmo e siamo riusciti a portare in porto questa partita. Peccato l'episodio finale, spero che non ci comporti una squalifica per Salpietro, anche perché sabato ci andiamo a giocare la promozione a Castellana, la promozione, il secondo posto, sperando che ci sia un ripescaggio. La squadra ha reagito molto bene, anche grande il portiere, la Gabriele, la Brecciosa, che ha fatto parate veramente determinanti. In attacco Herman ha messo tutte le palle che gli sono capitate dentro la porta, quindi un'ottima partita, grazie a tutti i ragazzi per questo, per questa vittoria. Ho lottato fino alla fine, complimenti anche a loro che hanno vinto il campionato e bravi, bravi. A Castellana ci giochiamo il secondo posto, sperando che questo secondo posto arrivi. Un incontro per noi decisivo, dovevamo vincere per sperare ancora nel secondo posto che vale la promozione. È una squadra questa che non ha concesso punti a nessuno, tranne un pareggio con l'Avellino, e non ha mai perso, ha sempre vinto con scarti anche ampi. E quindi era venuta qui per fare risultato, perché comunque per il prestigio giustamente giocavano per il risultato e hanno cominciato molto bene anche grazie ai nostri errori. Poi abbiamo reagito da grande squadra. Mentre sul tiro in azione la concitazione dell'azione porta anche a scaricare nel tiro più potenza, il rigore da fermo, attenzione, gioca a butti scherzi, quindi abbiamo concesso troppo da dischetto, ma abbiamo reagito da grande squadra. Sotto di 6-7 gol, se non sbaglio, abbiamo portato il primo tempo in parità e poi abbiamo condotto alla grande il secondo. Quindi io ringrazio i compagni di squadra, ringrazio il mister, la società che ci ha sempre creduto, il pubblico, i dirigenti che ci hanno dato sempre fiducia. Abbiamo vinto una grande partita, adesso speriamo che il rosso che è stato dato a Salpietro non pregiudichi la partita di Castellana, perché sarebbe un peccato bruciare tutto là. Noi ci speriamo, vincere con la prima sicuramente è un messaggio che diamo a Castellana molto molto deciso. Quindi vi voglio ringraziare i ragazzi, c'è stato un po' di tensione alla fine, chiaramente loro non ci stavano a perdere e non doveva finire così, però abbiamo sistemato tutto con i ragazzi. Finiamo adesso le docce e ci chiariamo, perché è giusto anche che i rapporti rimangano buoni tra due società che sono andate sempre d'accordo. Ci siamo allenati con continuità e i risultati si vedono. È una squadra questa che nella seconda metà del campionato ha sempre reso molto, quest'anno lo sta facendo ancora e quindi speriamo nella trasferta di Castellana, e staremo a vedere i risultati che ancora dobbiamo sapere, perché potrebbero esserci anche delle sorprese, speriamo positive. Penso che gli arbitri abbiano commesso degli errori da ambo le parti, in un momento forse delicato della partita hanno preso delle decisioni che hanno scaldato gli animi, perché era un frangente della partita decisivo, quindi mi dispiace, perché qualche giocatore dell'altra squadra e qualche allenatore soprattutto potevano evitare certe parole, certi modi di fare che non fanno bene a questo sport, soprattutto da una squadra che ha la promozione ormai nel cassetto. Quindi abbiamo poi ricucito il tutto e chiariremo tutto adesso dopo la doccia, mente fredda sicuramente, chiariremo tutto. Grazie e forza a Cacimonte Brandone.